Benvenuti a Monitor Musica, il reality che seguirà un gruppo di giovani artisti con la propria coach in vista di un'importante registrazione. Si può essere tutto ciò che si vuole, dichiara Freddie Mercury, bisogna solo trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere. Musica leggera, pop, jazz o musical, per essere un ottimo performer non basta una bella voce, bisogna perfezionare capacità tecniche, interpretazioni e applicarle al proprio repertorio. Ascoltiamo la coach Ida De Cenvirare. Ma quanto conta creare un personaggio nel marketing dello spettacolo? Fondamentale, io direi che è la prima cosa, non abbiamo fatto altro che parlare di tutto ciò che deve essere annoverato per la creazione di un personaggio. Il personaggio è il cantante, è l'attore, il personaggio è l'individuazione di un prototipo. Quindi è normale che quando ci si trovi di fronte ad un insegnante, la prima cosa che deve fare è individuare il tuo stile, individuare quello che più ti può rappresentare in base a ciò che tu sei e non ciò che vorresti diventare. Attenzione, perché poi c'è una differenza sostanziale. Non tutti possiamo essere ciò che ci piace, perché a me può piacere Aretha Franklin e in realtà magari la mia voce somiglia a quella di, non so, Amy Winehouse. Il talento è sinonimo di originalità, un modo speciale di esprimersi e l'artista deve esprimersi in maniera unica. Se ascolti gli altri cantanti, dichiara Bob Marley, finisci per imitarli e io voglio rimanere originale. Imparo di più dal guardarmi intorno che ascoltare la musica degli altri. Estratti, sala prove. Ma qual è la qualità importante per un ottimo coach? Un ottimo coach deve avere innanzitutto una preparazione adeguata, deve poi anche saper suonare uno strumento proprio come il mio maestro, che è in grado di presentarci davanti a personaggi importanti come Fio Zanotti, Mara Maionchi e anche Beppe Vessicchio. Qual è il sogno nel cassetto, un concerto dove? Mi piacerebbe davvero andare in giro per il mondo a cantare e una delle mie mete preferite sarebbe il Wembley Stadium di Londra. Ma per avere successo bisogna soprattutto avere coraggio. Credo che tutti dovrebbero avere coraggio in questo tipo di attività. Stiamo introducendo un nuovo modo di cantare, in quanto non ci limitiamo alla semplice base, ma su dei grandi palchi ci esibiamo live. Si svegliò senza lei, nudo nella tempesta, là, fuori Union Square. Entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò a una stella, pensava a Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea. Calcasi la dove a reputate ben io su te non sei lontana je decide de pardonner. Ma che cos'è la musica? Una forma di comunicazione o che cos'è per te? È solamente un viaggio ed è un qualcosa che fa viaggiare senza partire. Ma
Come vi ha cambiato questa esperienza? Questa esperienza mi sta formando sia musicalmente che caratterialmente, grazie ai viaggi e appunto le esperienze che condividiamo tutti quanti nell'ambito appunto musicale. Dietro ogni brano, ogni canzone c'è una storia, un'emozione. Quando suono, racconta Louis Armstrong, penso a quei momenti del passato e dentro di me nasce una visione. Una città, una ragazza lontano nella memoria, un vecchio senza nome incontrato in un posto che non ricordo. E Jimi Hendrix dichiara: tutto quello che suono è verità ed emozione. Estratti sala prove. Nella mia camera c'è un poster di Tiziano Ferro, il mio cantante preferito, abbinato al biglietto del concerto a cui sono andata. Una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, è una scommessa d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di... L'ultimo libro che ho letto è stato Bianco come il latte, rosa come il sangue di Alessandro D'Avenia. L'avrò divorato 3 o 4 volte. Sempre nel cuore, sicuramente il Titanic, perché è una bellissima storia d'amore. In continuazione in contatto con tutti i miei amici, mentre su YouTube riesco a condividere e ad ascoltare tutte le canzoni dei miei gruppi preferiti. Che importa se per innamorarmi basta un'ora, che fredda c'era, maledetta primavera, che fredda c'era, lo sapevo. Sei pazza di me come io lo son di te. Resisti, non ti stai.
non so se mettere tra pregi e difetti quello di voler sempre stare al centro dell'attenzione e quello di voler sempre avere gli occhi puntati addosso. Poi ti bacio, poi ti graffio, poi ti dico che ti amo e ti proteggo, e poi ti voglio, poi ti prendo, poi ti dico che impazzisco se ti parlo sottovoce, senza luce, perché solo io lo so quanto ti piace. Ora dimmi che mi ami e che stavolta no, non durerà solo fino a domani. Perché sono peggio di te. E con questo è tutto, visitate la pagina Monitor Musica sul sito www.monitorteatro.it. Arrivederci alla prossima puntata.